Sono stati inaugurati nel tardo pomeriggio di ieri a Prato Perillo di Reggiano i nuovi locali del Ministero Pastorale. Il nuovo centro nasce dalle ceneri di una struttura già di proprietà della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, retta dal vicario generale della diocesi di Reggiano Policastro, Don Salvatore Sanseverino, ed è situato nelle immediate vicinanze del centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati. I locali sono stati restituiti alla comunità parrocchiale dopo la benedizione da parte del vescovo Monsignor Antonio De Luca. È un dono per la comunità parrocchiale del Sacro Cuore. L'accogliamo sempre naturalmente con gioia, con gratitudine, e non ce ne sentiamo padroni, ma piuttosto custodi, diligenti. Vogliamo esserlo perché possa essere uno spazio dove si realizzino iniziative che favoriscano il dialogo, l'incontro, che favoriscano la caduta dei muri e il lancio di ponti. È ultimata quest'opera destinata all'animazione pastorale dei nostri ragazzi e dei nostri giovani. Quest'opera è stata possibile grazie al sostegno e al finanziamento che la Conferenza Episcopale Italiana ha sostenuto in toto per rendere fruibili questi ambienti e questi locali ai nostri ragazzi. È senz'altro un segno di grande vitalità pastorale che, con la sapiente animazione del vicario generale, nonché parroco di questo luogo, Don Salvatore Sanseverino, porta avanti un discorso di formazione per i ragazzi, per i giovani e per questi bambini della nostra parrocchia.